Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Primo comando terrorista entra in azione nei pressi dello Stade de France a Saint-Denis. L'attacco suicida avviene mentre all'interno dell'impianto si gioca l'amichevole Francia-Germania alla presenza del presidente François Hollande. Tre kamikaze si fanno saltare in aria con cinture esplosive, uccidendo una persona e ferendone una decina. Quasi in contemporanea, un secondo gruppo, composto ancora da tre terroristi, apre il fuoco contro i clienti seduti ai tavolini all'aperto del 10° e 11° arrondissement di Parigi. 39 morti, 32 feriti, ma la carneficina inizia alle 21.40 al Bataclan. Come vive, cosa sente un kamikaze in procinto di porre volontariamente fine alla propria vita, come a quella di tanti altri innocenti? E cosa prova un poliziotto costretto quasi a immedesimarsi in un terrorista per poterne prevenire le mosse? E in che modo la paura sta cambiando la nostra vita? E perché l'Italia è l'unico paese d'Europa sfuggito ai grandi attentati di matrice islamica? Sono solo alcune delle domande che si è posto Pier Giorgio Puligi nel suo ultimo libro, Lo stupore della notte. Ormai siamo un po' amici, dai, Pier Giorgio, direi, perché insomma qui alla Libreria Coop si succedono gli appuntamenti e anche, come dico sempre, tanti scrittori che ritornano a presentare i loro libri, quindi abbiamo avuto occasione con Pier Giorgio Puligi di vederci altre volte. In questa occasione presentiamo l'ultimo nato, l'ultima creatura, grazie anche all'associazione Demonios che riunisce i sardi in Abruzzo. Lui è sardo, non raccontiamo di storie sarde però in questo libro, perché andiamo su una storia bella, pesante e ahimè molto verosimile, sperando che non accada mai, però insomma tu ti soffermi sulla minaccia terroristica in Italia con dovizia di particolari che appunto risultano possibili e quindi preoccupanti, ma in tutto questo c'è anche la storia del commissario Rosa Lopez, donna tosta e volitiva. Partiamo invece però proprio da questo aspetto del terrorismo e dell'antiterrorismo. Perché hai voluto soffermarti su questo tema così anche inquietante, insomma, per noi italiani? Volevo raccontare in realtà come la paura ha modificato le nostre vite. Quindi il tema del terrorismo c'è, è costante, è percepibile. Però volevo proprio che in realtà al lettore venissero poste delle domande attraverso il racconto, diverse domande. La prima è: come mai l'Italia è l'unico paese europeo sul cui suolo non è avvenuto, per fortuna, un attacco di matrice jihadista? E perché noi abbiamo la polizia e le forze di intelligence migliori del mondo o d'Europa? Quello sicuramente sì, perché abbiamo delle eccellenze investigative, anche perché abbiamo una storia di lotta al terrorismo, sebbene di matrice politica. Però ci sono probabilmente altre motivazioni. Io cerco di sondare, di capire quali sono queste motivazioni. Il nostro paese è l'unico tra i grandi stati d'Europa a non avere mai subito attacchi terroristici negli ultimi 15 anni, anche se tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 l'Italia era uno dei paesi europei più rilevanti per il terrorismo internazionale. Perché l'ISIS non attacca l'Italia? La mafia e la 'ndrangheta proteggono il territorio? Piuttosto il contrario, sono pronte a fare affari con i jihadisti, ma nello stesso tempo non sono disposte a rischiare tutto per isolati fanatici. Circola una tesi che appunto vorrebbe l'Italia un po' più al sicuro grazie, fra virgolette, alla presenza delle mafie. Adesso stanno iniziando in realtà a esserci alcune evidenze processuali, alcune inchieste dei carabinieri, della polizia. Pensa per esempio al porto di Gioia Tauro, che è quasi controllato totalmente dalla 'ndrangheta. Lì per esempio sono arrivate forti, hanno sequestrato i carabinieri e la polizia, tanti tir contenenti la Captagon o il Tramadol, che vengono definite anche droga del combattente, che erano destinate proprio ai campi di guerra siriani
per incentivare, motivare anche dal punto di vista anfetaminico i combattenti del Daesh. L'Italia è il corridoio dell'Europa e l'unico modo per arrivare in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Svezia, eccetera, è la via di terra. Peraltro, come ha fatto notare 2 anni fa il procuratore capo di Reggio Calabria, non è escluso che l'ISIS, quando viene in Italia, venga rifornita di armi dalla mafia e dall'Andrangheta. Tu esplori sia così il ruolo, ma anche le emozioni di terroristi o aspiranti tali, quindi poco prima magari di compiere un attentato, e sia naturalmente le forze dell'ordine. Racconti quasi in forma di cronaca, anche se poi è più coinvolgente ovviamente di una cronaca giornalistica perché è narrativa, però con un giudizio sospeso che serve proprio a riflettere le ragioni, perché poi le dobbiamo anche chiamare così, anche se noi non lo vediamo come tali, però le ragioni degli uni e degli altri. Negli altri, intesa come domanda, come polizia, vedo anche una certa spietatezza, un certo animo vendicativo, se vogliamo, dei metodi molto spicci, che fanno paura, forse altrettanto, magari un po' meno, ma insomma di quelli terroristici. La deriva esiste, ma non credo che vada a toccare le nostre forze dell'ordine. Io ho voluto raccontare un'altra deriva, che è quella dei servizi di sicurezza statunitensi e soprattutto l'ingerenza che spesso questi servizi hanno nelle nostre inchieste di polizia giudiziaria, nel nostro esercitare le funzioni di una dirigente di pubblica sicurezza. Rosa Lopez si trova in realtà a gestire queste ingerenze che vengono da altri paesi, e a me interessava raccontare proprio quello, perché probabilmente le persone non lo sanno, però esistono quelli che vengono definiti black sites. Io ho raccontato tutto questo attraverso la metafora del Lovers Hotel, che è una sorta di personaggio alla fin fine del romanzo. Poi l'unica cosa che non esiste a Milano, esatto, di quelle che hai raccontato. Esatto. E questi black site non sono altro che in realtà piccole centri di potere, chiamiamoli prigioni clandestini, che la CIA ha in tutto il mondo, al cui interno i diritti civili, i diritti umani vengono sospesi in nome della lotta al terrorismo. Dall'11 settembre in poi le regole che l'America ha creato per la lotta al terrorismo hanno poco di umano, nel senso che la tortura è un metodo ormai assolutamente lecito per loro, il waterboarding e tutte queste tecniche loro le chiamano di interrogatorio avanzato. Il commissario Rosa Lopez dovrà vivere questi dilemmi, dovrà capire quanto è disposta a sacrificare di se stessa, della propria morale, pur di salvaguardare la vita delle persone, dei cittadini. Dobbiamo avere paura o ci dobbiamo sentire protetti grazie a quella tesi di cui poco fa, che poi insomma è un tipo di scudo che magari non ci piace? Allora, non è soltanto quella tesi, io credo che a quella risposta lì ci siano diverse dimensioni di, scusa, a quella domanda ci siano diverse dimensioni di risposta. Una, per esempio, che noi abbiamo poca immigrazione di seconda e terza generazione rispetto alla Francia o all'Inghilterra. Un'altra è che comunque l'Italia rappresenta un porto d'attracco e una via di passaggio per queste persone, quindi se loro dovessero colpirci si bloccherebbe quel porto d'attracco, quindi non riuscirebbero più ad entrare
in Europa. Quindi sono tante in realtà le dimensioni di risposta. Io credo che dobbiamo sentirci al sicuro perché abbiamo davvero delle forze di intelligence molto molto preparate, molto molto all'avanguardia. Come ho detto, l'associazione Dimonios è in collaborazione con il Centro d'Abruzzo e con la libreria Coop per realizzare questa rassegna che è un po' figlia della rassegna madre, cioè a tu per tu con l'autore. Qui parliamo di una tu per tu con la Sardegna. Emily Congiu è la presidente dell'associazione, naturalmente contenta di questa collaborazione. Assolutamente sì, è il secondo incontro che facciamo per questa rassegna che è stata realizzata grazie al centro commerciale Ipercoop, grazie alla libreria Coop e quindi noi siamo felici di questa importante collaborazione che ci vede impegnate da diversi anni. Noi ci siamo impegnati per questi incontri molto che portano la Sardegna in Abruzzo, ma portano anche la Sardegna in Italia, nel senso che comunque affrontano dei temi, dei contesti, soprattutto con quello di Pergiorgio, molto importanti e molto che ci devono aiutare a riflettere. Ancora un appuntamento qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo e ancora un appuntamento nella mini rassegna Tu per Tu con la Sardegna inserita nella grande rassegna A Tu per Tu con l'autore. Una mini rassegna che come sempre è realizzata in collaborazione con l'associazione Dimonios Abruzzo e Molise e che questa volta porta qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, posso dirlo, un grandissimo autore. Marcello Foes ha scritto e ha firmato questo libro, Del dirsi addio, Einaudi, un libro che a me ha colpito particolarmente, mi è piaciuto molto, una storia, a qualcuno l'ha definito un ritorno al noir, però secondo me qui il noir è veramente un espediente narrativo per parlare di molto e di molto altro e non è un libro di genere ma è un libro, punto e basta. Il codice del noir attraversa il libro, però la vera indagine, oltre che l'indagine in sé che porterà poi a svelare insomma, i contorni della vicenda noir che inizia nelle prime pagine, è la vera indagine quella dentro i personaggi, che i personaggi fanno su se stessi, anche cavalcando l'indagine poliziesca. Sì, direi proprio che è così. Intanto la ringrazio, sì, mi sembra una lettura perfetta. La realtà è che appunto questo è un libro che parte con i presupposti del noir e poi si divarica in un'indagine che è apparentemente formale, cioè un bambino è scomparso, quindi si cerca di capire chi è, ma allo stesso tempo un'indagine anche interiore, cioè che fine ha fatto il bambino che è scomparso dall'interno del commissario che sta facendo questa indagine, che è un commissario problematico, ma non più di tanto, è un uomo contemporaneo con tutto quello che ne concerne e soprattutto ha l'urgenza di in qualche modo di assestare un po' il sé, no? la sua personale identità. E infatti il commissario Strigio si ritrova anche alle prese con le proprie vicende personali, una presenza di un padre piuttosto importante, diciamo, questa presenza in un momento particolare della sua vita, ma lo stesso Strigio ha un particolare legame con l'indagine e con il bambino scomparso, non un legame in senso reale, forse una affinità. La chiamerei quasi elettiva perché Michele, il bimbo che scompare a 11 anni, è un bambino definito speciale, in odore di Asperger direi, e il commissario Strigio non aveva una patologia specifica, però quel bambino lo capisce particolarmente bene. Beh, probabilmente l'aveva anche il commissario Strigio, ma noi apparteniamo a una generazione in cui questo tipo di patologia non era così chiara. C'erano meno dislessici, meno Asperger, cioè questo tipo di questioni si risolvevano, diciamo così, dentro una specie di assetto fai da te domestico, no? Per cui magari qualcuno di noi è stato dislessico e non lo sa. Oppure probabilmente da bambino io un po' Asperger lo sono stato, quindi c'è il terzo livello, diciamo, di tutta questa storia è il bambino scomparso, il commissario inquirente, ma anche l'autore del tutto, insomma, cioè, c'è una specie di meta romanzo dentro quel romanzo. Thank you.
Il bambino scomparso, il commissario bambino, erano straordinariamente precoci nel loro sapere le cose, nella loro voglia di sapere le cose, nella voglia di conoscere, addirittura fino a portare questo livello di conoscenza ancora più evidente nella sua grandiosità, proprio perché erano bimbi, come se fosse anche una sofferenza, insomma, conoscere e soffrire. Per un bambino sì, perché un bambino parte dal presupposto che le azioni fondamentali della sua vita sono comunque, dipendono comunque dall'assistenza di qualcuno. Ecco perché, come dire, il genitore ha una doppia responsabilità da questo punto di vista, la responsabilità di rendere libero suo figlio, ma allo stesso tempo ha la responsabilità anche di mutuarne le scelte, cioè di prendersi responsabilità rispetto a scelte che non sembrano positive, no? La differenza con i genitori della nuova generazione è che invece succede spessissimo il contrario, cioè che hanno un rapporto subiettivo con i figli, no? Io ricordo sempre Rita Levi Montalcini a una classe di ragazzi disse: voi siete molto informati ma scarsamente formati. Ecco, noi eravamo una generazione meno informata in generale, sapevamo fare meno cose, non avevamo il pollice opponibile e non sapevamo usare il computer, eccetera, però eravamo assai più formati, cioè eravamo più solidi di fronte alle negazioni, e risolvevamo il nostro specifico dolore in maniera più personale, magari anche più ribelle, eccetera. Ecco, temo che le nuove generazioni siano assai più deboli da questo punto di vista. Il rapporto tra Michele e i genitori, tra Striggio e i genitori, è in qualche modo un po' lo sviluppo di questo discorso che mi sta molto a cuore, di rapporto tra generazioni. Io sono padre di due figli, quindi insomma è un po' dedicato a loro e agli errori che avrò fatto, che saranno stati sicuramente tanti. L'hanno letto il libro? L'hanno letto, sì, beh, ormai sono grandi, Jacopo ha 25 anni e Eleonora ne ha 18, quindi insomma possono leggere anche quel libro lì. Vorrei anche dire due parole sul titolo di questo libro, che poi è anche un po' il tema del libro, il dirsi addio. Siamo capaci di dirci addio, siamo capaci di lasciare andare anche le persone e le storie. Del dirsi addio è intanto un verso di Mario Luzzi, questa è l'idea di partenza. Poi da questo verso io ho cercato di declinare varie faccende intorno al congedarsi. Ci sono i congedi dolorosi, che sono tremendi sotto tutti gli aspetti, ma ci sono anche i congedi che invece preludono a una nuova vita, a una nuova esistenza. Qualche volta dire addio a un vecchio se stesso significa dire buongiorno al nuovo sé, e quindi non è sempre terribile dirsi addio. L'addio tra la madre e il commissario Striggio è stato assai più doloroso che l'addio tra il padre e il commissario Striggio. Eppure la situazione tra padre e figlio andava recuperata in maniera molto più grave, no, che quella tra madre e figlio. Ma in genere i padri sono così, vanno recuperati all'ultimo momento, vengono recuperati in zona Cesarini, no? Le madri hanno con noi un rapporto più, sì, è certo. L'ultima domanda riguarda invece l'ambientazione, una Bolzano scandinava, insomma, come è giusto che sia, però davvero nelle atmosfere ghiacciate, proprio frizzate, diremmo in linguaggio televisivo, e anche questa neve che è sempre spesso presente, che accompagna non come cornice ma quasi come protagonista i momenti topici del libro. Questa è una cosa a cui io tengo molto. Io non riesco a scrivere storie dove l'ambiente e il paesaggio non siano un pezzo, diciamo, della storia, addirittura uno dei partecipanti alla storia. Per cui, spostandomi dalla Sardegna, io per 11 anni mi sono dedicato alla saga Chironi, quindi a tre volumi imponenti, e dicevo, spostandomi dalla Sardegna avevo bisogno di un posto ugualmente magnifico, cioè perché io ho bisogno di poter descrivere i posti, ecco, e quindi avevo lasciato, come dire, la Barbagia
E lì il Bolzanino e i dintorni sono talmente straordinari che ho detto ok, cioè si può fare. E in più quel tipo di società mi esprime ammirazione e inquietudine contemporaneamente. Quindi pensavo, questi sono sentimenti che stanno molto bene in salsa noir. Ecco. I had a dream, I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing. Dopo questo, che cosa c'è? Arriverà il prossimo strigio, direi. Sì. Che adesso stiamo programmando un po' di cose, ma sarà strettissimo, cioè non faccio spoiler, quindi non ti dico da che punto riprende, però insomma riprende molto vicino alla fine di questo. Io non vedo l'ora, grazie. Grazie a voi, grazie. Ancora un ritorno qui alla Libreria Coppi, lo dico sempre, quando gli scrittori tornano, insomma è un segnale che evidentemente si sono trovati bene, così come noi ci troviamo bene con loro, perché poi si instaurano anche delle piccole amicizie, così, delle chiacchierate fra persone che appunto si conoscono, e quindi noi ci siamo già conosciuti in occasione del primo libro di Enrico Galeano, Eppure cadiamo felici. Stavolta siamo qui per il secondo romanzo, Tutta la vita che vuoi. Ancora storie di giovani, ancora storie di ragazzi, e quello è il mondo del professor Galeano, perché lui appunto insegna e è stato detto ed è scritto anche nella quarta di copertina che il modo migliore per capire i ragazzi è poi ascoltarli, no? Questa è una delle cose che si dicono, ma secondo me è anche importante saper parlare ai ragazzi, creare proprio un rapporto di empatia, non solo ascoltarli, ma anzi dare modo a loro di conoscere noi adulti, perché poi vedo che a volte chiedono chi siamo veramente, perché per esempio come genitore mie figlie a volte dicono: ma tu a noi non ci dici niente. Dico: è il contrario, una volta eravamo noi che ai ragazzi diciamo: ah, raccontami, racconta. Invece no, loro per avere un rapporto paritario desiderano anche che noi diamo noi stessi, insomma, le nostre cose. Ma sì, sfatiamolo questo mito che i ragazzi non cerchino un rapporto con noi adulti, anzi hanno fame di questo rapporto, soprattutto, sai, di quegli adulti verso i quali nutrono un naturale rispetto, e quando lo trovano ci si attaccano come cozze sugli scogli. Io a volte me li devo proprio scrollare di dosso, perché sono sempre lì che è bello, no? Però è importante dirlo, insomma, che non è vero che i ragazzi mettono muri con chi vogliono loro, ma non con tutti gli adulti, insomma. Guarda il lato positivo. Va bene, scriverò quello che dirai. Basta coi tuoi giochetti, Nadine. Congratulazioni. Hai tutte le risposte? No, che è la ragione per cui vorrei avere una madre che se ne accorgesse. Vedo che ci sono anche già delle ragazze, soprattutto, perché ahimè sono quelle che leggono, le ragazze, le signore e le donne. Siamo noi scrittori e professori a far leggere anche i ragazzi, però è un po' più difficile, lo ammetto. Però la cosa che mi ha colpito di queste presentazioni con appunto Galeano è che poi le ragazze, le lettrici sono veramente elettrizzate dall'incontrarle, dicono: ah, magari avere un professore così. Io chiedo: che qual è il segreto, insomma, di riuscire a stabilire questo canale di comunicazione reciproco che va e viene? Io tirerei fuori una parola obsoleta, ma che secondo me va sempre bene. La parola è rispetto. Si dice sempre che i ragazzi non portano rispetto verso di noi, ma io credo che vada un po' invertito questa. Siamo noi che dobbiamo rispettarli per primi, nel senso etimologico del termine. Posso fare la parentesi culturale? Certo. Rispetto viene dal respicio, significa guardare due volte in latino. Un grande psicoterapeuta, Alberto Pellai, dice che il bisogno fondamentale degli adolescenti è essere visti. Ehi! Leggo. Santa, non voglio rubarle del tempo, ma io mi suiciderò. Qualcuno doveva saperlo, non so come funzioni. Guarda, stavo giusto tirando giù una mia sofferta.
lettera di suicidio. Ho 32 minuti fugaci di felicità che coincidono col pranzo. Vengono divorati senza tregua, sempre dalla stessa persona, che ama vestirsi umiliando il mio buon gusto. Sia come insegnante che come scrittore, non lo so, c'ho questa passione per quelli che si possono definire i losers, in inglese, gli sfigati, no? Se c'è un ragazzino in classe mia, no, che viene bollato dai compagni come lo sfigato della classe o addirittura della scuola, io mi ci attacco. Io so che non si dovrebbe fare preferenze, non è molto corretto, ma io non lo so, è una cosa proprio per me naturale, legarmi proprio con affetto a questi ragazzi. E così anche nelle mie storie, no? Anche in questo caso ci sono tre ragazzi diversissimi per carattere, per provenienza sociale e tutto, ma che hanno in comune questa cosa, sono tutti e tre degli sfigati. E l'incontro soprattutto con la ragazza dei tre, sono due maschi e una femmina, è la cosa che fa deflagrare la bomba della storia. Poi dopo, sai, loro si danno questa specie di missione, cioè, proviamo oggi a fare quella cosa che se non la facciamo oggi ce ne pentiremo per tutta la vita. E voi ce l'avreste, tu ce l'avresti quella cosa da fare oggi se non te ne penti per sempre? Volevo che il lettore, e non solo il lettore adolescente in questo caso, leggendo questa storia, avesse voglia di uscire fuori nel mondo e avesse una carica, una botta di vita, di provare a fare le cose, di andare a dire le cose alle persone che magari ti sei tenuto dentro per anni, no? Questo mi piacerebbe, sarebbe il mio sogno, no? Che finito di leggere questo libro il lettore andasse magari, sai, dalla persona che gli piace a dire che gli piace, oppure a chiedere scusa a qualcuno a cui non hai mai avuto il coraggio di chiedere scusa, una cosa così. Eppure Cadiamo Felici è andato molto bene, si parla addirittura di una possibilità che finisca sullo schermo, non ho capito se grande o piccolo. Ci stiamo lavorando, stiamo pensando a una serie, è un processo un po' lunghetto, però insomma è iniziato se non altro, è un libro che ha avuto una fortuna che non ci aspettava, nessuno si aspettava, io per primo, e adesso è in traduzione in Polonia, in Germania, in Olanda, insomma sono cose che ti lasciano, sono ancora qua che aspetto il pizzicotto che mi svegli da questo sogno, diciamo. Ora c'è questo, c'è già in mente qualcos'altro, c'è la voglia di riprendere dei personaggi già frequentati oppure di costruirne di nuovi? Mi piacerebbero entrambe le soluzioni, però il problema è che mi vengono sempre storie nuove e quindi io poi le butto giù, e quindi il terzo libro sarà una storia di nuovo, nuova di zecca. Ragazzi? Che avrà sempre protagonisti ragazzi, e in questo caso il protagonista principale sarà un ragazzo non vedente. Hai visto Marina? Osso, non riesco a trovare Marina, mica l'hai vista? Osso, che hai visto Marina? Scusa, hai visto Marina? Di là? Va bene. Volete scommettere che sta in libreria? Vai Alessio, stringi, dicono che è finita, sì. Faccio vedere io quanto è finita. Stringi bene, voglio vedere se riescono a liberarmi. Altro che finita, faccio vedere io quanto è finita. Marina, è finita! È l'ultima puntata! Dai, è finita! Non fare così, dai! Marina, è finita! È finita! Come with me and